Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, ora voglio fare la marmellata di arance. Ho preparato le nostre arance, eccole qua, belle rustiche e bio, le arance del nostro albero. E ho preparato anche un limone, sempre nostro, e lo zucchero. Bene, seguitemi. Allora, mi sono preparata le arance, queste sono le nostre arance, quindi sono bio. Adesso devo grattugiare la buccia di due arance. Non sono molto grandi, vedete, però hanno una bella buccia. Sono arance quelle rosse, diventano poi alla fine rosse. Quindi, grattugiata la buccia, poi mi metto da parte. Sempre di due arance, soltanto la buccia, soltanto la parte gialla, perché il bianco sennò renderebbe amaro, amara la marmellata. Quindi tolgo soltanto la buccia di due arance, poi vi dico perché. Ok, detto questo, mi sbuccio le arance che mi servono, poi le vado a pesare. E cerco di togliere anche la parte bianca e i filetti, quindi do una pulitina per benino all'arancia. Ecco qua. Ok, la pulisco così. E le ho pesate, queste sono 1 chilo. Potrei anche fare doppia dose, perché 1 chilo ci verranno 3 barattolini. Però per adesso faccio queste, poi magari farò altra marmellata. Adesso le devo affettare. Quindi le taglio, do un'altra ripulitina e le taglio così a fettine, cerco di farle sottili, così cuociono prima. Vabbè, però il tempo è sempre quello, insomma ci vorrà un'oretta di cottura. Ok, come vedete non ci sono semi in queste arance e va bene, mi facilita il lavoro, altrimenti bisognerebbe toglierli, mentre affettate togliete i semini. Vedete, ce n'è alcuna già bella rossa. Eccole qua. E poi ci verso lo zucchero, sono 850 grammi di zucchero. Se le vostre arance fossero un pochino troppo aspre, potete anche aumentare un pochino la dose, eh? Ma queste sono già abbastanza dolci, quindi 850 grammi, sono sufficienti. Allora, giro un pochino e poi lascio a macerare, all'incirca un'ora e mezza, un'ora, un'ora e mezza. Copro con un coperchio e lascio. Nel frattempo mi vado a preparare le bucce che ho preparato da tagliare. Ho preparato anche la cannella, mezzo cucchiaino di cannella. La buccia grattugiata la tengo da parte. E vedete, tagliuzzo così. Questo perché a me piacciono le bucce dentro la marmellata. Però se non le gradite potete anche non metterle. Io le faccio così sottilissime, vedete? Pezzettini piccoli così non danno fastidio. Eccole qua. Però quelle gli danno un profumo insieme alla buccia d'arancia particolare. Passato il tempo, vedete, è uscito fuori tutto il liquido. Do una giratina e ci vado a mettere la cannella, le zeste o buccia grattugiata come volete. Ci metto anche il succo di un limone così spremuto così senza, vedete? Questo perché se c'è qualche semino così lo vedo, eh? Ok.
Questi sono limoni nostri, anche questi bio. Ecco qua. Mettiamo anche le bucce. Io ho messo le bucce di due arance, però se volete mettetene una, o se non vi piacciono non le mettete per niente. Ma già l'ho detto questo, vero? Scusatemi. Allora, adesso metto tutto in questa pentola che è un po' alta, perché non la mettete piccola, perché altrimenti poi quando va a bollire può uscire fuori e si sporca tutto. Accendo e aspetto, porto ad ebollizione, poi abbasso perché faccio bollire piano piano. Ogni tanto giro così. Dopo all'incirca 30 minuti, ma questo valutatelo comunque a occhio, ecco, vedete quando stanno cuocendo così, comincio a frullare. Do una frullata direttamente con il mixer dentro la pila, perché a me piace che comunque rimane qualche pezzo, altrimenti potete anche togliere un attimo dal fuoco e frullate tutto. Però è bello anche vedere i pezzi della polpa, no? Ok, continuo a frullare. E poi continuo con la cottura, continuo a far bollire la marmellata. Sempre non altissimo, altrimenti poi si attacca anche sotto. Giro ogni tanto. Il tempo che devo dirvi, presso a poco un'ora, anche un pochino di più, si vede poi quando comincia ad addensarsi. Fate una prova, ne mettete un po' in una tazzina e la fate raffreddare e vedete se ha raggiunto la consistenza. Non cuocete tantissimo, tipo 2 ore così, perché si brucia, poi prende quel sapore di bruciato. Allora, bollente, proprio non la tolgo per niente dal fornello e la vado a mettere nei barattoli. Mi raccomando, deve essere bollente. Naturalmente i barattoli sono sterilizzati, li ho fatti bollire e quindi ci verso questa marmellata bollente. Sembra liquida, vedete come sembra liquida, poi vi faccio vedere come diventa consistente quando è fredda. Quindi ecco perché la prova con una tazzina. Comunque, presso a poco la cottura è un'ora. Ok, non lo faccio proprio pieno pieno. Chiudo, ho messo il piatto per non sporcare. E poi giro subito il barattolo. Lo giro così si sigilla naturalmente con il vapore. Ecco qua, vedete, ci sono venuti 3 barattolini. E questa nella tazzina, vedete, già sta diventando ancora calda, però già sta prendendo la consistenza, poi diventerà ancora più dura. Come avete visto, io non ho messo addensanti o cose dentro, quindi è naturale, tanto finirà presto perché con le crostate, ecco, vedete, qui vi faccio vedere la consistenza, vedete, come si è addensata bene. Da fredda, dicevo, ci farò subito delle crostate, non durerà tanto, però consiglio di non tenerla più di un anno. Bene, amici, vi ringrazio per la visione, un ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.